Cari amici di Due Ciappetti con Federico, ben trovati in questa nostra nuova puntata, la tradizionale puntata del martedì sera, che oggi dedichiamo ad un tema molto importante e anche molto delicato, ovvero quello delle conseguenze di questi ormai 14 mesi di emergenza pandemica, un'emergenza che ha avuto i suoi risvolti sanitari, economici e anche sociali. Siamo infatti a circa più di un anno, siamo quindi a 14 mesi da questa emergenza, con problemi occupazionali, con attività che hanno dovuto cessare, insomma, il proprio lavoro, altre che non hanno riaperto, pur con le riaperture, seppur con le limitazioni di questi giorni, e c'è una crescente povertà, i cosiddetti nuovi poveri, poveri del Covid, una realtà che sta emergendo e che, ahimè, ho timore, andrà avanti ancora per parecchio tempo, anche dovesse concludersi tra un minuto l'emergenza pandemica, perché la ripresa comunque sarà difficile. Per fare un po' il punto della situazione e l'analisi di tutto quello che vi ho detto, abbiamo degli ospiti oggi, intanto dal Comune di Sanremo il vice sindaco e assessore alle politiche sociali, Costanza Pireri, ben trovata. Grazie, buonasera a tutti voi, grazie per l'invito. Con noi anche Fulvio Fellegara, il segretario generale della CGIL di Imperia. Ciao Fulvio. Ciao Federico, grazie dell'invito, buonasera a tutti. E con noi ospite questa sera anche Luca Bordonaro, responsabile dell'Emporio Sociale per l'Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo. Ciao Luca. Buonasera a tutti e grazie dell'invito, Federico. E allora iniziamo un attimo il nostro dibattito con Costanza Pireri per analizzare un po'. Ho detto in apertura questa nuova realtà, i nuovi poveri, i poveri del Covid. Quali sono i dati che emergono per quel che riguarda il Comune di Sanremo, le sensazioni, le richieste anche ai servizi sociali? Beh, le richieste purtroppo sono un SOS molto, molto ampio. Abbiamo, come giustamente dicevi tu Federico, abbiamo dei nuovi poveri, utenti nuovi, persone che mai si erano avvicinate ai nostri servizi. L'aiuto che possiamo dare è piuttosto variegato, sia con i pochi fondi a disposizione nostri del Comune, sia con i sostegni che sono stati erogati dallo Stato. Giusto per darvi una piccola indicazione per quanto riguarda quell'aiuto per i buoni spesa, da dicembre a marzo sono quasi 2000 le domande che sono state accettate ed accolte, quindi pensate che grande numero che va a implementare quello che è il nostro solito persone che diamo una mano. E anche per i contributi per gli affitti abbiamo più di 600 nuclei familiari che hanno attinto a questo aiuto, e così anche per quanto riguarda le famiglie con dei bimbi da 0 a 6 anni, perché abbiamo considerato che una grande difficoltà viene da queste famiglie. Le famiglie che hanno dei bimbi piccoli hanno maggiori spese, sono genitori giovani, sono genitori che magari lavoravano entrambi e per grande difficoltà, come dicevi prima tu, l'azienda è chiusa, il negozio non ha riaperto, in cassa integrazione che sono sempre minime arrivano con molto ritardo, e quindi questi sono dei numeri che fanno rabbrividire, perché vanno a sommarsi anche a quelli che sono gli altri aiuti del reddito di emergenza, del reddito di cittadinanza. Quindi per un piccolo paese come la nostra Sanremo è veramente di grave sofferenza per noi amministratori. Devo dire anche che fortunatamente nel 2019, il primo di aprile, che ricordo con grande affetto, abbiamo inaugurato l'Emporio Solidale, che è una struttura fortemente voluta da me e da tutta l'amministrazione comunale, e Caritas sta gestendo in maniera veramente encomiabile, e lì afferiscono tantissime persone. È un'accoglienza che viene data a tutti questi, quindi si possono rivolgere con grande fiducia, perché trovano persone pronte ad ascoltare e mai a giudicare. Questo è un grande risposta ai bisogni. E i numeri che abbiamo ascoltato danno veramente l'idea di questa emergenza che sia diventata anche sociale, oltre che economica. Fulvio, sotto il profilo del lavoro, dal vostro punto di vista, che avete la situazione, proprio il polso della situazione per quel che riguarda il mondo del lavoro. Ma, come puoi ben immaginare, Federico, la situazione è delicata e complessa. I numeri che dava l'assessore
Costanza, Pireri sono assolutamente confermati dal flusso che abbiamo nei nostri uffici. Io potrei aggiungertene altri e dirti che la grossa preoccupazione è che il peggio si rischia che debba ancora arrivare da un certo punto di vista. Te la dico così, ecco, veniva citato il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza, il reddito d'emergenza, insomma gli strumenti che il governo ha messo in campo già prima della pandemia, a dire il vero, col reddito di cittadinanza, che poi sono diventati essenziali in questo periodo. E solo per darti dei numeri, in tutta la provincia, per cui parliamo di provincia di Imperia, nel 2020 in provincia di Imperia sono state coinvolte più di 12.000 persone che hanno avuto accesso a una di queste forme di assistenza. E lo dico e sto attento ai numeri perché sono importantissimi. Se noi pensiamo che le province di La Spezia e di Savona, ad esempio, hanno avuto 7.800 persone a Savona, 10.000 erotti, 10.580 a Savona e 7.500 alla Spezia, al contrario. Questo per il 2020. Nel 2021, ad oggi, abbiamo coinvolti fino a questo momento, chiaramente con numeri che tenderanno a crescere per reddito di cittadinanza, più di 7.500 persone solo in provincia di Imperia, 4.000 a Spezia, 6.000 a Savona. Cioè noi abbiamo numeri in valore assoluto molto più alti delle altre province ligure. Se consideri che a Spezia ci sono 270.000 residenti e 4.200 domande, significa l'1,5%. A Savona con 215.000 residenti, le attuali 4.200 domande significano l'1,95%. Il dato di Imperia tradotto in percentuale è 3,6%. Cioè noi abbiamo il doppio dei richiedenti, il doppio dei poveri, la semplifico, la brutalizzo, ma perché questo è quello di cui stiamo parlando, rispetto alle due province simili a noi come andamento demografico, insomma. Se andiamo ad analizzare l'importo percepito, tu sai che lo spieghiamo anche ai nostri spettatori, più è alto l'importo del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza, vuol dire che è più in difficoltà quella persona, cioè c'è un massimale e se una persona ha un reddito intermedio prende un po' meno, quindi più è basso il reddito più sta meglio quella persona lì. E l'importo medio di Genova è 499 euro. L'importo medio di Spezia è 503, quello di Savona 491, quindi con una forbice di 3-4 euro stanno tra i 490 e i 503 euro. Imperia ha avuto per il 2020 un importo medio di 546 euro, cioè 50 euro che sono il 10% in più delle altre province. Quindi non solo abbiamo un numero superiore di poveri, ma i nostri sono più poveri degli altri, hanno un problema di reddito ancora più marcato, insomma. Quindi questo, prima ancora di rispondere alla tua domanda, come va il lavoro, è chiaro che anche i consumi interni, che sono gli unici rimasti in questa situazione, perché il flusso turistico si è dimezzato, noi abbiamo avuto un dimezzamento secco dei flussi turistici nel 2020, chiaramente quei mesi di lockdown non poteva essere altrimenti. La percentuale della provincia di Imperia è ancora una volta, è una costante che si ripete spesso, la peggiore in Liguria. Gli arrivi sono calati del 49%, è il dato peggiore della Liguria. Le presenze medie sono calate del 43%, è il dato medio peggiore della Liguria. Chiaramente 49-43 significa aver dimezzato i flussi dall'esterno, quindi gran parte dei consumi devono reggersi con i consumi interni. Con quel dato di povertà che dicevo, anche questi fanno fatica. Quindi quando poi si parla di ripresa, quando si parla di come va il lavoro, tutti questi fattori, ognuno per il suo pezzo, contribuiscono a complicare una situazione che è già complessa. Ti aggiungo ancora una riflessione, poi, sì. Poi mi fermo. Abbiamo perso 1.700 posti di lavoro tra il 2020 e il 2021, 1.686 per la precisione. Significa una sostanziale tenuta. Cioè tutto quello che ti sto descrivendo avviene mentre era in vigore, lo è ancora, uno strumento che è il blocco dei licenziamenti,
che ci ha messo al riparo da una bomba sociale. Se non ci fosse stato, avremmo probabilmente avuto un tracollo. Ora, il blocco dei licenziamenti non è infinito. I posti di lavoro che ha perso la provincia di Imperia li ha persi essenzialmente nei posti stagionali e sono mancate assunzioni. Non si poteva licenziare. Quindi quei 1.700 posti di lavoro persi sono posti di non assunti, gente che aspettava la stagione, probabilmente che aspettava la Pasqua, che aspettava l'estate e non ha avuto l'occasione di lavorare. Ora, quando scadrà il blocco dei licenziamenti, il rischio, lo dicevo prima, è che le cose possano anche peggiorare. E beh, poi questi sono numeri che veramente rendono tangibile la situazione, perché a volte magari si parla in generale, ma quando si entra nell'analisi dei numeri, insomma, la situazione diventa molto molto concreta. Luca, da parte vostra, nell'Emporio, come è variato il lavoro in questi ultimi 12-14 mesi? Ma guarda, sicuramente per quanto riguarda l'Emporio Solidale, i numeri sono cresciuti tantissimo, soprattutto nel 2020. Noi abbiamo, ti dico, dato spese veramente a una marea di persone che si sono trovate, come dicevano giustamente sia Costanza che Fulvio, in una difficoltà immediata, perché poi il nostro compito istituzionale è rispondere a un'esigenza primaria come quella della spesa alimentare. Quindi è un bisogno di tutti i giorni, è un bisogno quotidiano. E quindi tantissime persone sono venute da noi a chiedere aiuto perché si sono trovate dall'oggi al domani in una situazione di lockdown, di cassa integrazione, di mancanza di lavoro. Mi collego anche un po' a quello che ha detto Fulvio, per dire anche che non ci dobbiamo dimenticare che purtroppo esiste una fascia, una situazione di lavoro non in regola per la quale non valgono gli ammortizzatori sociali e per i quali quindi da un giorno all'altro si trovano in immediata difficoltà. Questo non possiamo nascondercelo e questo è proprio successo nel 2020. E il trend di quest'anno continua a essere il medesimo. Io guardo Federico. Quello che mi dispiace di più è vedere che all'Emporio Solidale accedono sempre più persone giovani. Io quando guardo poi la carta d'identità, semplicemente per prendere i dati, vedo delle persone sempre più giovani venire all'Emporio Solidale. Questo mi dispiace perché è un po' il metro della situazione che si sta venendo a creare. Persone giovani che non riescono più a lavorare o sono in attesa delle famose riaperture, quindi che il meccanismo si rimette in moto. E però mi dicono: io mi trovo in difficoltà, non riesco, devo fare una scelta, o faccio la spesa o pago l'affitto, però il padrone di casa non aspetta in alcuni casi, e quindi vengono da me chiedendo di aiutarli, appunto, almeno per quanto riguarda la spesa alimentare. Questo mi dispiace molto, anche perché tu giustamente parlavi di nuovi poveri. Il termine povero, come sappiamo, vuol dire la mancanza di qualcosa. Ecco, io vedo soprattutto in queste persone di fascia un po' più giovani in questo momento la mancanza di speranza, di prospettiva, no? Si trovano in una difficoltà immediata e a medio-lungo termine non vedono un futuro roseo, no? Proprio per la situazione in cui siamo. È tutto chiuso, non si sa se ripartirà, quando ripartirà e come ripartirà un po' il sistema lavoro. E questo dispiace molto vedere persone così giovani venire a chiedere aiuto, invece quando avrebbero solamente voglia appunto di lavorare e quindi poter pensare ad altre cose più piacevoli che non essere così in difficoltà. E beh, l'aspetto della mancanza di speranza verso il futuro è un aspetto drammatico, se vogliamo, perché poi va a incidere nel modo di affrontare la vita, nel modo di affrontare il quotidiano e nel guardare al domani. Costanza, anche questo aspetto che l'età anagrafica si smuovi, nuovi poveri, è un dato che deve fare riflettere questo, Costanza, dell'età dei giovani.
Assolutamente sì, ecco, è proprio in funzione di aver visto anche all'Emporio persone sempre più giovani, che cercano aiuto, è stato uno degli indirizzi che abbiamo voluto attuare per aiutare le famiglie giovani e quindi le famiglie con i bimbi piccoli, proprio perché abbiamo evidenziato che sono quelle che in questo momento stanno soffrendo maggiormente. Un elemento ancora che mi fa pensare è la mensa dei poveri. Oggi a questa mensa affluiscono persone giovani, oltre ai soliti che abbiamo sono incrementati molti numeri e quindi grazie anche a queste realtà possiamo dare un piccolo sostegno, ma sono dati che ci fanno veramente riflettere e ci mettono un po' di tristezza, perché togliere la speranza ai giovani è come... è veramente brutto, per cui io darei un segnale di speranza, io darei un segnale che tutti insieme ce la faremo, nel senso che dovremo cercare di rimboccarci le maniche, trovare nuove soluzioni, operare per un reinserimento in varie modalità, ecco, ci ristudieremo qualche cosa, ciascuno per le proprie competenze. Ecco Fulvio, prima parlavi di questa maggiore incidenza della provincia di Imperia rispetto ad altre zone. Questo è dovuto all'aspetto legato al turismo soprattutto, secondo te? Cioè sul fatto che la nostra economia si basi molto su questo settore o ci sono anche altri aspetti che possono incidere? Ma guarda, storicamente la nostra provincia purtroppo ha dei dati che normalmente sono... problematici. Noi siamo da sempre rispetto al resto della Liguria, che già rispetto al nord-ovest è la regione che ha gli elementi di sofferenza maggiore, noi siamo il fanalino di coda della nostra regione, per cui questo trend esiste da prima della situazione contingente. Poi è chiaro che alcune dinamiche laddove hai una economia un po' più fragile basata sul turismo e sul commercio, quindi con poca produzione diventa maggiormente esposta quando le cose non funzionano, non vanno particolarmente bene, insomma. Noi diciamo da un po' che bisogna intervenire sulla capacità produttiva di questa provincia, bisogna fare delle azioni per il rilancio economico e lo sviluppo del territorio, a prescindere dalla pandemia, questa è un'esigenza che già esisteva prima. Diciamo che il ciclone che ci ha travolto è andato a velocizzare e a scoprire un nervo che già pulsava, insomma. Sicuramente tu citavi la presenza forte e incidenza del turismo e dei servizi, questo è uno degli elementi che, essendo preponderante quel tipo di andamento produttivo del territorio, lo rende anche scoperto quando ci sono delle crisi dal punto di vista turistico. Io però, se ho un secondo, ne approfitto per fare ancora una riflessione sulle considerazioni che hanno fatto sia Luca che Costanza sulla sfiducia e sulla speranza. E cosa sta succedendo nel mondo del lavoro da questo punto di vista? Anche qua ti do due numeri che rendono molto bene l'idea e confermano assolutamente quanto riportato dai due colleghi. Il primo riguarda il tasso di disoccupazione. Incredibilmente, uno potrebbe non aspettarselo, tra il 2019 e il 2020 il tasso di disoccupazione è calato in provincia di Imperia. È calato dal 13 al 9,9%. Imperia resta la provincia che ha il tasso di disoccupazione più alto della Liguria, quindi questo non ce lo leviamo di dosso. Ma per quale motivo è calato il tasso di disoccupazione, che di per sé, letto in maniera asettica, potrebbe sembrare un dato positivo, paradossalmente? Invece è fuorviante. In realtà è fuorviante perché il travaso non è stato verso l'occupazione, che è anch'essa calata, ma c'è stato un'enorme crescita del tasso di inattività, cioè le persone che non cercano più lavoro nei canali pubblici, non si iscrivono più al centro per l'impiego. Il tasso di inattività della provincia di Imperia è il 34,5%, il più alto della Liguria anche in questo caso. Con una forte fiducia? È un elemento di mancanza di fiducia e di mancanza di speranza
che attanaglia il territorio, che fa il paio con quanto diceva Luca prima. Sì. Quando cresce il tasso di inattività e c'è un travaso dalla disoccupazione all'inattività, è perché la gente non sta cercando più il lavoro per i canali, o lo sta cercando meno, per carità, attraverso i canali ufficiali, e cerca di arrangiarsi in maniera informale. Il tasso di inattività poi precipita nella fascia tra i 15 e i 29 anni. Noi abbiamo un altro grosso problema per il futuro della provincia, che è quello dei NEET, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non cercano lavoro. Hanno queste tre caratteristiche e rientrano in questa statistica, in questo bruttissimo acronimo, che però sta a significare proprio un grado di inattività e di sfiducia nella sfera giovanile che mette disagio pensando al futuro. Anche sulla questione dell'inattività giovanile abbiamo la percentuale più alta della regione, e aggravata dal dato della scolarità. Sulla scolarità noi abbiamo il dato più basso, abbiamo l'abbandono scolastico più alto del nord-ovest, in linea con le province, con i territori del sud Italia. La percentuale di diplomati in provincia di Imperia è il 53,3, in Liguria è il 68,9, 15 punti più bassi della Liguria. Non sto parlando di laureati, dove evidentemente a catena, se mancano i diplomati, anche quello è un dato peggiore. Ma abbiamo il dato di diplomati, significa l'abbandono scolastico di ragazzi minorenni più alto della regione, con punte in alcuni territori del Ponente che sono altamente problematiche. Questi sono ragazzi scarsamente qualificati, scarsamente preparati, che si immetteranno nel mercato del lavoro già con una base di partenza più difficile, cercheranno un lavoro dequalificato, si sentiranno in concorrenza col personale, con le persone straniere che arrivano, vedranno il loro un nemico, e quindi ci sarà anche meno accoglienza, meno capacità di capire il momento. Sono tutte dinamiche che vanno a braccetto, stanno una insieme all'altra, e che fanno di questo territorio un territorio fragile, su quale ha ragione Costanza. Dobbiamo intervenire, bisogna mettere in campo delle azioni, sicuramente a medio-lungo periodo, ma che invertano il trend, partendo dalla scolarità, partendo dalla formazione per arrivare al lavoro, perché altrimenti queste dinamiche continueranno al mantenimento degli elementi di fragilità del territorio, che poi espongono nei momenti peggiori ai numeri peggiori. Eh beh, questo è un quadro sicuramente problematico. Luca, tra l'altro, prima nell'analisi non abbiamo parlato anche della tipologia di persone che si rivolgono a voi. A volte viene sempre da pensare, ma sono tanti italiani, tanti stranieri, insomma, com'è la divisione? Ma assolutamente molto equilibrata, sia come fascia di età, sia come provenienza. Non c'è una preponderanza di stranieri piuttosto che di italiani, ma veramente, guarda, noi vediamo arrivare qualsiasi tipologia di età, di persona, di provenienza. E questo, ti dico, ci dà un po' l'idea di quello che è oggi, cioè, ovvero, come dicevi tu, i nuovi poveri, se così vogliamo chiamarli, sono in qualsiasi anche fascia di età, poi. Noi pensiamo sempre troppo al povero come quella persona magari un po' avanti con l'età che non riesce a, non gli, la classica frase, dico io, non gli basta la pensione per arrivare a fine mese. In realtà, guarda, ti posso dire che abbiamo veramente una fascia eterogenea di utenza che arriva, dovuta anche all'analisi giusta che faceva Fulvio sul lavoro e sulla mancanza di occupazione. Ripeto, non si sa bene, la percezione che il futuro è ancora incerto, è quella la cosa più preoccupante, perché se c'è una fascia che ormai, diciamo, è consolidata, quella che è avanti con l'età, non ha almeno sbocchi occupazionali probabilmente. Per la fascia invece più giovane si pensa sempre che ci sia una speranza comunque di inserimento o reinserimento in questo mondo lavorativo. Questa è la nostra speranza, ecco. E poi vi dico, noi ci occupiamo solo all'Emporio Solidale dell'aiuto alimentare,
Ma la domanda che mi faccio spesso io, anche con i miei volontari, con le persone che lavorano con me, è se ci siano poi degli altri bisogni, perché poi spesso, tante volte, con queste persone, andando a chiacchierare durante il momento della spesa, viene fuori un mondo di bisogno, un mondo di necessità, delle situazioni veramente difficili. E quindi, nel senso, bisogna anche vedere questa povertà a tutto tondo, non solo il bisogno alimentare di cui ci occupiamo noi, ma anche il bisogno di casa, problemi di solitudine anche, perché non ci dimentichiamo che tante di queste persone che vengono sono sole e si sentono sole, tante volte anche abbandonate dalle istituzioni, che non è vero, però quando si entra poi in un circolo per cui una persona si sente debole, oltre che povera, cioè oltre alla mancanza sente anche una debolezza, e poi rischiamo di avere tante persone veramente, ecco l'uso il termine, emarginate sia dal punto di vista del lavoro, ma anche dal punto di vista delle aspettative che la società ha verso di loro, ecco. Costanza, riflessioni molto importanti, tanti tanti spunti stanno emergendo da questa trasmissione, dalla scolarizzazione alla solitudine e quant'altro. Esatto, mi collego a quanto diceva Fulvio prima sui giovani. Sicuramente questo deve essere uno dei nostri focus più importanti, tant'è vero che abbiamo creato proprio da pochissimo e ci stiamo lavorando alacremente un centro polifunzionale giovanile, dove proprio oltre al solito GAG, che è un momento di aggregazione di alcuni giovani, faremo anche un'attività di coaching proprio per aiutare e orientare questi ragazzi anche semplicemente nell'esposizione di un curriculum o negli studi o quant'altro. Abbiamo fortemente voluto un discorso di sostegno alla scolarizzazione, abbiamo degli psicologi che vanno nelle scuole per identificare quelle che possono essere le problematiche, onde evitare l'abbandono scolastico, perché anche questo è un grave disagio di molti nostri giovani, l'abbandono scolastico. Parliamo di abbandono anche addirittura nelle scuole medie inferiori, quindi veramente sono attenzioni che l'amministrazione deve porre, e su questo ci stiamo veramente lavorando. Sono lieta dell'apertura di questo nuovo centro polifunzionale, perché potrebbe essere la spinta motivazionale necessaria per dare una stampella in più ad alcuni giovani che magari in questo momento, diciamo, sono demotivati, ecco, e non è bello vedere dei giovani demotivati, quindi dobbiamo caricarli, dobbiamo aiutarli, dobbiamo dargli sostegno, con tutta la collaborazione anche di alcuni consiglieri comunali che mi aiutano in questo percorso non sempre semplice. Fulvio, avviandoci piano piano verso la conclusione, volevo chiederti le aspettative, le richieste da parte del sindacato per il futuro alle istituzioni. Ma le richieste sono quelle note. Noi abbiamo iniziato un percorso anche con il Comune di Sanremo prima della pandemia, e stiamo provando a chiudere un ragionamento oggi con Taggia per poi provare ad arrivare alla sintesi, e abbiamo presentato una nostra piattaforma con alcune richieste che partono proprio dalle analisi che stavo facendo e che chiedono di mettere in campo delle azioni per lo sviluppo socio-economico del territorio. Io credo che chi ha la responsabilità istituzionale, quindi i sindaci in prima persona, chi ha un ruolo dal punto di vista produttivo, le associazioni delle imprese e i sindacati dei lavoratori, oggi non possano non attivare un tavolo nel quale sedersi tutti assieme, ragionare sulle priorità di questo territorio, e le abbiamo analizzate in pochi minuti, perché sull'analisi siamo tutti d'accordo, non c'è differente visione su quello che serve. Poi dovremo ragionare insieme sulle ricette. Noi diciamo che serve lavorare sulle infrastrutture, perché se non crei dei collegamenti questo certo territorio non ha futuro. Noi diciamo che bisogna lavorare sulla formazione, sulla scolarità, che bisogna fare delle azioni a vantaggio dei frontalieri, perché sono una fetta importante del territorio. Quindi abbiamo delle idee molto precise su quello che serve per rilanciare l'occupazione e
ci sarebbe tanto da dire sull'invecchiamento della popolazione, sugli anziani, sul fatto che perdiamo demografia costantemente. La provincia di Imperia ha perso 797 residenti dall'anno scorso a quest'anno. E non è il Covid, c'è anche quello, ma ne abbiamo persi 2.600 negli ultimi 7 anni. Cioè è sparito Spedaletti e non se ne è accorto nessuno. Cioè è come se fosse sparita una città nel silenzio generale. È un argomento del quale nessun amministratore parla. Eppure il futuro della provincia passa dalla demografia, perché se abbiamo pochi residenti e per lo più anziani, il lavoro, i servizi, i trasporti e la sanità di questo territorio dovranno essere ritagliati in base a quelle esigenze lì. Allora bisogna che chi gestisce il territorio dal punto di vista produttivo, istituzionale e lavorativo, quindi sindacati, associazioni e sindaci, faccia fronte comune. Scriva un documento con 3-4 iniziative fondamentali da mettere in campo e poi tutti insieme si vada in regione, ai ministeri competenti a cercare i finanziamenti, a cercare la sponda per metterli in atto. Questo noi lo chiediamo da un paio d'anni, non ci siamo ancora arrivati, ecco. E bisogna veramente cercare di fare in modo che chiunque abbia un pezzo di responsabilità la metta a fattor comune. E si superi il concetto di controparti, perché su un tavolo di questo tipo non ci sarebbero controparti. Bisogna lavorare tutti insieme. La controparte in questo caso può essere la regione o il ministero delle infrastrutture, per poter far arrivare dei finanziamenti al territorio per fare quello che serve a tutti. Perché se riparte il lavoro e se diamo un po' di speranza, probabilmente quei ragazzi hanno più fiducia, quei ragazzi possono riscriversi al centro per l'impiego. Probabilmente le scuole tecniche o le scuole vengono frequentate con una prospettiva di occupazione, quindi si ha anche meno abbandono scolastico e si crea un circolo virtuoso che, ripeto, non si realizza in 2 anni, si realizza sul medio periodo, ma se non si parte mai non si arriva mai. Quindi la richiesta è veramente di creare un momento di confronto, di lavoro per generare sviluppo e mettere insieme le forze. Spero, penso che sia arrivato il momento di farlo. E ogni volta che ne parlo, chi mi è davanti è d'accordo con me, poi però bisogna farlo e io spero che ci si possa riuscire. E non si può più perdere tempo, ogni percorso è fatto del primo passo, che se non si fa il primo passo, ovviamente quelli successivi non arriveranno mai. Luca, nel farvi intanto i complimenti per il lavoro che svolgete, perché siete quelli a stretto contatto con questa realtà di cui abbiamo parlato oggi, mi pare anche di capire che ovviamente non siete un punto d'ascolto, un punto d'incontro giammai, però magari, a quanto ho capito, quella parolina detta nel momento in cui si consegna il sacchetto con i generi di prima necessità, beh, sia un momento breve ma particolarmente significativo con queste persone. Esattamente Federico, guarda, io mi ricordo bene quando abbiamo inaugurato l'Emporio Solidale e mi ricordo benissimo una frase pronunciata dal nostro vescovo Antonio Suetta che diceva: guardate, dietro la richiesta di aiuto alimentare c'è un mondo dietro di richieste, di bisogno, di aiuto non detto e tante volte non ascoltato. Io guarda, in questi mesi ho visto più volte persone piangere dentro l'emporio, ma perché semplicemente avevano trovato l'empatia con uno dei nostri volontari e si erano messi durante la spesa magari a chiacchierare dei problemi quotidiani. E così naturalmente poi sai come succede con le persone, ci si sfoga, si arriva a un certo punto che tutto quello che hai represso dentro viene fuori. E questo sicuramente è una delle cose, passatemi il termine, più belle che possano succedere quando si crea un'empatia di questo genere. Ripeto, noi diamo un aiuto assolutamente primario, ma dietro questo aiuto c'è un mondo di bisogni non ascoltato che noi, tra le altre cose, invitiamo sempre i nostri utenti per qualsiasi altro bisogno, a fare un colloquio presso il centro ascolto Caritas. Perché poi quello è un altro strumento di ascolto, di bisogno, di risoluzione dei bisogni. Qualche volta succede che le persone si approcciano e cercano di fare un colloquio, un percorso anche, no? Però non è sempre facile perché
come in quell'occasione si liberano, magari con un pianto, con uno sfogo verso un volontario, verso di me, verso un altro operatore. Tante volte poi c'è la tendenza a chiudersi, no? In questa situazione, come dicevo prima, ci si sente soli e quindi la prima conseguenza del sentirsi soli è un po' chiudersi verso il mondo, per paura anche, per paura tante volte. Quindi anche un po' per vergogna può essere a volte. Assolutamente, sì, certo. Io ho visto tante persone che la prima volta che sono entrate all'Emporio si vergognavano del bisogno di essere lì. O un'altra frase classica, io non ho mai chiesto bisogno in vita mia, no? Come dicevamo prima, soprattutto sull'occupazione delle persone più giovani anagraficamente, io non ho mai avuto bisogno, io ho sempre lavorato, è la prima volta che mi trovo a chiedere aiuto in questo modo. La vergogna è una componente fondamentale, proprio fa parte tutto della stessa visione. Il bisogno, la vergogna, la mancanza di fiducia e di speranza in quello che sarà il prossimo mese, il prossimo futuro, ecco. Però quello che possiamo fare da parte nostra, parlo per Caritas, è essere sempre più presenti, essere sempre più in ascolto di queste persone. Questa è la cosa fondamentale, oltre al mero elargimento di una spesa alimentare, di pagare l'affitto, di qualsiasi altra cosa materiale. L'ascolto deve essere per noi un fondamento dell'aiuto, perché con l'ascolto si riesce anche a capire delle situazioni che vanno ben oltre il bisogno materiale. E se noi non ascoltiamo le persone, la nostra società, che cosa ci sta dicendo anche, no? Questa società sbaglia. Sì, sono d'accordo con Fulvio e con Costanza che gli atti pratici sono doverosi per far ripartire il lavoro, per far ripartire l'occupazione e il motore che spinge la nostra provincia. Ma se noi non l'ascoltiamo anche queste persone che compongono la nostra società, rischiamo anche poi di non fare tutti i passi giusti, ecco, e questo mi permetto di dirlo, proprio perché dietro il bisogno materiale c'è un mondo di sensibilità anche, di paure, di bisogni che tante volte, come dici giustamente tu Federico, per vergogna non viene detto. Bisogni materiali e psicologici, insomma, una realtà particolare. Costanza, a te la chiusura di questa trasmissione, anche con un messaggio a chi dovesse trovarsi in difficoltà, come può fare per mettersi in contatto con l'istituzione, in questo caso con il comune, per ricevere un aiuto. Concordo con quanto dice Luca, secondo me la base dell'accoglienza è l'ascolto. Oggi come oggi le persone non sono più abituate ad ascoltare. Il mio spirito di servizio è proprio nell'ascolto. Per cui che cosa dire a queste persone? Chi avesse necessità di informazioni, chi avesse necessità di aiuti, si rivolga tranquillamente, può rivolgersi ai servizi sociali, può rivolgersi all'Emporio Solidale, può chiedere un appuntamento con me. Io non mi sono mai tirata indietro, perché anche semplicemente l'ascoltare può già essere un minimo di risposta a queste persone. Poi magari non riesce a risolvere tutti i loro problemi, questo sono d'accordo, perché non abbiamo la bacchetta magica, ma sicuramente dargli un indirizzo, dargli una speranza, dargli un piccolissimo anche aiuto tangibile è la risposta migliore per renderli più inseriti, meno tristi e con un minimo di speranza in più. E con questo messaggio direi di chiudere questa puntata, una puntata particolarmente significativa, una delle più interessanti che abbiamo mai svolto e che ha aperto degli spunti di riflessione che potranno essere sviluppati anche in futuro. Un paio di messaggi. Intanto, se ci fosse qualche persona in difficoltà all'ascolto, non vergognatevi a chiedere aiuto, perché è una situazione indipendentemente dalle nostre volontà, indipendente da quello che facciamo, e non c'è nessuna vergogna nel dover chiedere aiuto quando uno si trova in un momento di difficoltà. E poi chiaramente noi chiudiamo spesso le nostre trasmissioni con un sorriso. Oggi è difficile farlo per tutto quello che abbiamo detto, ma quello che non deve mai mancare comunque è la determinazione e la fiducia verso il futuro, perché perdere la fiducia vuol dire
perdere davvero tutto. E magari guardiamoci intorno, magari qualche persona che ha bisogno di aiuto vicino a noi, noi non ce ne rendiamo conto, che a volte, come dicevamo, può essere anche solo un aiuto nello scambiarsi qualche parola, nel cercare di capire il problema dell'altro per condividerlo e aiutare, perché alla fine, facendo davvero squadra tutti insieme, si riuscirà ad uscire da questa difficile situazione. Io ringrazio per essere stati con noi in questa puntata Costanza Pireri, Fulvio Fellegara e Luca Bordonaro. Grazie, grazie a tutti voi per il sempre cordiale ascolto. Appuntamento alla prossima puntata di Due Ciapetti con Federico. Grazie a voi, buona serata. Arrivederci.